just felt better physically. Yeah, this is very important. So when you were the one walking, yeah, moving. Yeah? Quindi quando eri tu in movimento, giusto? Yeah. Oh. She was being guided. Yes. So this is very important. You felt two rhythms in you. Quindi sentivi come due ritmi. Yeah. This is really, really important as well. So your legs had one rhythm. Quindi le gambe avevano un ritmo. And the upper body had another rhythm. E la parte superiore del corpo aveva un altro ritmo. So it makes sense that you felt. E quindi ha senso che no, ti sentissi disturbato. Here is why. Ed ecco perché. Let me show you why. Okay. So here is why. Ecco perché. So, in the moment we get in contact with our natural rhythm, quando entriamo in contatto con il nostro ritmo naturale, yeah, that is called U. Questo si chiama U. In quantum physics, this is mathematics. So I have a natural rhythm which is me. Questa è fisica quantistica, è matematica. C'è un ritmo naturale che sono proprio io. Yeah? Now, I have also an X. E poi ho anche una X, which is what I think is not me, che è ciò che io penso non è me. I think it's somebody else's. Penso che è di qualcun altro. So inside, many times we have opposition. Quindi dentro di noi spesso abbiamo proprio delle opposizioni. So we feel a part of us that is feels more natural. Quindi sentiamo una parte di noi che sembra più naturale. With a rhythm that feels more natural. Con un ritmo che sembra più naturale. But we also feel a part of us that wants to do something else, the opposite. Poi però c'è anche una parte di noi che ci sembra voglia fare esattamente l'opposto. Here in the middle, e al centro, there is a fight. C'è una lotta. Yeah. This is called an edge. Questo un limite. Un limite. Yeah. And in between here, these two parts, there is a sense of nausea. E nel mezzo c'è questo senso di nausea. Because we have to build a bridge. Perché dobbiamo costruire un ponte. So that in certain situations we can use this. Affinché in base alle situazioni possiamo usare questo. Fully. Pienamente. And in others we can use that. E in altre situazioni possiamo usare l'opposto. In your case, you remember the upper and the legs? Nel tuo caso, ricordi la sensazione della parte superiore, no? La parte inferiore? Which one felt more natural to you? Quale ti sembrava più naturale? Come here with me. Let's try it. So you remember what your legs were doing? And my pelvis was like that. Ooh. And the upper? Was still. Still. So there was this. Mm-hmm. And this was like this. Yeah. I felt it was. Uh-huh. Great. So try, focus first on your pelvis. Try. That's right. Notice how it feels. That's it. Mm-hmm. And now focus on the upper. Still moving the... Without moving that. And now intuitively, which one feels more home to you? Mm-hmm. This one. Right. So this is more home for you. Mm-hmm. Yeah? Yeah. So for a moment, see if you can take just from a step from here to there. Just a step, a few steps. Not yet. Just yeah. Okay. Just close your eyes and try to take a step from here to there. Totally still. Make this the whole body. How was that? It was moving too much because there is this. Yeah, that wants to move. Yeah, which is also a part of you, but it's the part of you that you use a bit less. Come si dice? È la parte che usi meno. Yeah, this part you use more. It's natural to you, but there is, in
in this, because of this, in your case, there is a need to grow. C'è bisogno di crescere nell'altra parte. So this part is important, but there is now a part of you that wants to learn to do this. Mm-hmm. And I imagine that if you learn to do this, there is some conflicts or tensions that you have that will de-escalate. E se impari a fare questo movimento, ci saranno appunto dei conflitti, no? Does that make sense? Però bisogna, c'è una parte di te che vuole iniziare. Do you want to try? Vuoi provare? Prova. Together? Start with your hips. Start with your hips. Just give it a try. There you go. There you go. And let the shoulders, and see if you can make it bigger. Just for a moment. That's right. Just for a moment. There you go. Just make sure your body knows it. That's better, huh? Yeah. Both parts do the same. It's fine. Se tutte e due le parti fanno la stessa, va bene. Ma se una sta ferma e l'altra si muove, mi prende lo stomaco. That's right. Because you are in this learning process. Perché sei in questo processo di apprendimento. You are learning to activate this part. Stai imparando ad attivare questa parte. The one that is a bit more mysterious to you, which is this one. Quella che è un po' più misteriosa. Yeah. So because you are crossing the bridge. Stai attraversando il ponte. This one you will not forget. Questo non lo puoi dimenticare. It's yours. It's natural. Diviene naturale. Won't forget. But something in you wants to learn to use this now. Ma c'è una parte di te che vuole imparare quest'altro. Because it knows that you need this. Perché sa che ne hai bisogno. Yeah. Thank you. Beautiful. So, can you see what I mean? È chiaro cosa sto cercando di dire? We have a natural style. Abbiamo uno stile naturale. But internally, we have a pool. Ma internamente, appunto, abbiamo questo vuoto. Jung used to say we have a pool towards wholeness, to grow. Dire che abbiamo questo vuoto verso l'interezza, yeah? Per essere interi. Yeah. In order to be whole, per essere interi, inside we are going to have at some point a need to learn what we think it's not me. A un certo punto avremo bisogno di conoscere, di capire quella parte di noi che pensiamo non essere noi. Yeah? Make sense? Ha senso? Questo significa che dobbiamo sperimentare il vuoto. Bisogna sperimentare quel vuoto. So we need to experience it, basically. That's right. Exactly. So. Che significa che dobbiamo entrare nel caos? That's right. Esattamente. Exactly. So, the important thing is to fully understand my natural rhythm. Quindi la cosa fondamentale. My style. È comprendere il mio stile, il mio ritmo naturale. And from there to cross the bridge. E da qui poi attraversare il ponte, yeah? And explore rhythms that I find, look at this, that I, when I see them in people, I think, ugh. Ed esplorare ritmi che quando vedo in altre persone mi viene da dire, either this, quindi ho questa reazione, or this, oppure, yeah? Yeah. Either or, no? It's not me. Comunque non sono io. So, people teach us to expand. E quindi le persone ci insegnano come espanderci. Yeah? See what I'm... So, when you are crossing this bridge, you are gonna have a time of tension. E quando si attraverso questo ponte, si avrà un momento di tensione. Of chaos. Di caos. Of fear. O di paura. Because you feel you may forget yourself. Perché hai la sensazione che potresti dimenticarti chi sei. And I am afraid that I am, my identity will collapse. Ho paura che la mia identità, chi sono, rischia di crollare. The whole point is not to lose my identity, is to grow. Ma qui il punto non è di perdere la propria identità, bensì di crescere. To expand. Per potersi espandere. Yeah? Okay, so... Shall we do a little thing about continue with this and do a little thing about leadership? Are you up for understanding a little bit more how this follows into leadership? Adesso vediamo un po' come tutto questo può essere usato nella leadership. Yeah. I know this morning I'm talking a bit more, but this afternoon I won't. So che stamattina sto parlando un po' tanto, diciamo, ma sto pomeriggio no, non parlo. Okay. So, now
Oh, what did I do? So the way rhythm moves into leadership, yeah? Allora, come il ritmo si muove nella leadership. So okay, so we are going to before I tell you about leadership, ma prima di parlare della leadership, I want to know what do you think about leadership. Voglio sapere che cosa pensate voi della leadership. What do you think leadership is about? Che cos'è la leadership per voi? Okay. So let's just hear from you. What do you think is about? Quindi condividete. Che cos'è leadership? Okay, so leadership is about what else? Guidance. Rango. Yeah, I understand. That's ascolto, listening. Listening. Esempio. Reliability. What else? Un punto di convergencia, yeah? It's like a focal point, un punto de foco, yeah? Focale. Voy a poner esto. Punto unión. Co-creatività. Yeah. Okay. What else? Empeño. Commitment. Okay. This look. Huh? Okay. Anything else? Visión global, ¿ya? Very good, wow. What else? Cure. Cuidar. Care. Visión del futuro. Futuro, ¿ya? Okay, what else? Loneliness. Mm-hmm. Yep, that's right. Look comando. At that. Huh? Comando. Comando. Command. Comandare. Dirigire. Mandare. Dirigere. Tipo dirigere. Ok. Qua. Preoccupazione. Worry. That's right. Concern. A lot of it. Paura. Huh? Paura. Fear. Fear. Very good. Fatiga. Yeah. Oh. Hallelujah. Open-mindedness. Egocentrismo. Yes. Sperimentare l'opposto. Say that again. Sperimentare l'opposto. Experience the opposite. Mm-hmm. That's right. So we could put many more. Se ne potrebbero mettere tanti. Does this look appealing to you? I'm sorry. Does this look appealing? Vi alletta la cosa? Mm-hmm. È allettante? Some of us will look at it and say, yeah, others will look, good lord. Ci ha letto oppure ci sembra, no, per carità. Yeah. No? Yeah, it's mucho, no? Yeah. So here's the thing. The main thing about leadership with this methodology. Leadership equals engagement. Allora, con questa metodologia, leadership è... engagement non nel senso di impegno, ma di coinvolgimento. Involverte. Mm? To be involved. Essere coinvolti. Contact. Coinvolgimento. Engagement contatto. Is about contact. Yeah. And with this methodology, you know, it's very difficult to be all of these things. È molto difficile essere tutte queste cose insieme, no? So the good thing about this methodology is that we look at
engagement. Quindi la cosa buona di questa metodologia è che guardiamo al coinvolgimento through different lenses, so you don't have to be everything. Attraverso varie lenti, quindi non bisogna essere tutto. Thank God. Grazie a Dio. Yeah. So basically, the problem that we have at the moment, currently. Quindi il problema che abbiamo al momento. When we think about leadership. Quando pensiamo alla leadership. Is that we think about a person or a group. E che pensiamo ad una persona o a un gruppo. That can do everything. È in grado di fare tutto. And of course, they let us down. E poi ovviamente ci deludono. Yeah. And through this methodology we no longer talk about leadership as an individualistic process. Mentre con questa metodologia non parliamo più di leadership come un processo individualistico. We talk about leadership as a collective awakening. Ma si parla di una qualcosa di collettivo. Yeah. So in a collective we need different rhythms. In un ambito collettivo abbiamo bisogno di vari ritmi. Like we've done here. Come abbiamo fatto prima. If you don't know your natural rhythm and what you are good at. E se non conosci il tuo ritmo naturale e ciò in cui sei in gamba, you are gonna end up doing something in the world. Finirai col fare qualcosa nel mondo that is not going to work for you. Che non funzionerà. And for others. Per te e per gli altri. So in an organization, if we think now about organizational change. Quindi se pensiamo ad un cambiamento a livello proprio di organizzazione. Yeah. If you put a person with a particular rhythm, a skill and quality. Se si mette una persona con un ritmo, una qualità, un'abilità particolare, specifica. In the wrong role. Nel ruolo sbagliato. Then don't be surprised that it will be a failure. Poi non bisogna sorprendersi se fallisce. There is no wrong people. Non ci sono persone sbagliate. There is people in the wrong role. Ci sono persone nei ruoli sbagliati. Okay. So when I work with organizations and they say to me we have all these conflicts. Quindi quando lavoro con le organizzazioni e le società mi dicono no, abbiamo tutti questi conflitti. I use this. Utilizzo questo. To analyze who is where. Per analizzare chi è messo dove. So let's do that now. Quindi facciamolo adesso. Let's see who is here. E vediamo chi è qui. Okay? So these are archetypes. Archetypes that come from Jungian psychology. Indian? Jungian. Yeah. Queste sono archetipi che vengono dalla psicologia sempre junghiana. So one of the key styles of engagement that we need in the world and in teams and in life. È uno degli stili di coinvolgimento di cui abbiamo bisogno nella vita, in gruppi, nella vita. Leadership, yeah? Is called the great mother or the great father. Si chiama appunto la grande madre o il grande padre. And it's a circle. E richiede un cerchio. The movement is a circle, it's circular. Il movimento è circolare. Okay? Now, this kind of style of relating to life. E questo stile del modo in cui ci si relaziona alla vita. Is the kind of people. È il tipo di persone. Yeah, that really care about others. Che hanno davvero gli altri a cuore. So here you are extremely good at building relationships. Quindi qui si è estremamente bravi nel costruire relazioni. You are extremely good at feeling the world. E si è estremamente in gamba nel sentire, nell'avvertire il mondo. Yeah? You are very good at feelings. Si è molto bravi nei sentimenti. So if somebody asks you, what do you think about Italy today? How Italy is doing today? Quindi what do you think about Italy's politics today? Quindi se qualcuno ti chiede, per esempio, che cosa pensi della politica di oggi in Italia? If you are this kind of person, se sei questo tipo di persona, you are gonna say this. The way I feel about Italy, I have so many feelings about my country. Dirai, beh, ho molti sentimenti nei confronti del mio paese. You are not going to go straight to what do you think. Non andrai dritto a ciò che pensi. Yeah? You're gonna go into your feeling level about the place. Ma entrerai a livello proprio dei tuoi sentimenti, di quello che senti per il posto. Who here is a sensitive? Chi in questo senso qui presente? These are sensitive people. Si sente sensibile in questa maniera. Yeah? Who here identifies with that? Chi ci si identifica con l'essere sensibili?
Thank you. Sensitives are very important. Le persone sensibili sono molto importanti. They're very, very important. Molto importanti. Yeah? And when you are a sensitive, sometimes in certain contexts where there is a lot of rationale, you feel marginalized. E quando si è sensibili e si è in un ambiente invece molto razionale, ci si sente marginalizzati, messi da parte. And you start to feel all the feelings for everybody else. E inizi ad sentire tutte i sentimenti per tutti gli altri. Yeah. Now, the shadow. La sombra. L'ombra. La sombra de este. L'ombra di questo. Is this. È questo. Oh, really? No. Thank you. Really? It's okay. It's... Yeah, can you see? A smothering. Smothering. Sì, too much mothering. Ed essere troppo materni, no? Yeah? Questo senso della maternità. So many feelings. Tanti sentimenti, tanto lots of drama. Tanto dramma, no? Yeah? Now, if I overuse this. Ora, se lo uso in eccesso, I never do anything in my life. In realtà non concludo niente nella because vita. Because I'm always feeling things. Perché sto sempre lì a sentire le cose. Yeah? No? So, an organization, a team that has lots of feelers. Quindi un'organizzazione, una squadra che ha tante persone sensibili. Many alternative communities. E molte comunità alternative, per esempio. So many feelings. Hanno tanti sentimenti. No money. Non hanno soldi. Why? Perché? Because no action. Perché non c'è azione. Because they take years. Perché to build one bathroom. Perché impiegano anni per costruire un bagno. Yeah? Let's feel, let's connect with the land. Connettiamoci con la terra. Yeah? And a little bit more. Ancora di più. No, we really think we are missing the feeling here. No, I don't think here is good. Stiamo perdendo la sensazione con le cose. No, qui non va bene. Yeah? Yeah. So, this is the shadow. Quindi questo è l'ombra. Yeah? Now, nothing is good or bad. Ora, non c'è nulla di buono o sbagliato, eh? The problem is overuse or underuse. Il problema è quando si usa in eccesso o si usa troppo poco. If you are a feeler, you must feel proud of it. Se sei una persona sensibile, devi esserne orgoglioso. Yeah? Feel good about it. Devi sentirti bene. Know that you are a sensitive. Per il fatto che and sei that sensibile. You are needed. E devi sapere che le persone hanno bisogno di te. If you don't feel good about yourself, se non ti senti bene di te stesso, you are either going to overuse it, o userai questa sensibilità in maniera eccessiva. No, no, please, not now. We have really, she's not feeling well. No, no, adesso no, perché non yeah? si sente you're bene. You overuse no, no. it. No, lo stai. Protect people too much. Proteggi troppo le persone. Yeah. Or you are going to underuse it. O lo userai troppo poco. And you are gonna oppress yourself. E ti opprimerai. You go home. Torni a casa and you feel very very internally so many feelings. E avverti tutte queste sensazioni, queste emozioni internamente. And you can develop anxiety. E si può sviluppare così ansia, depression, depressione, oppression. Oppressione. Yeah? So, not good or bad. Quindi it's the overuse or the underuse. Non c'è nulla yeah? di giusto o sbagliato, ricordatevi il fatto di so, usare in eccesso, usare troppo. All the feelers, can they sit here? Quindi tutte le sensibili, venite a sedervi qui insieme. The feelers over here. Tutti i sensibili da una parte. Oh, wait. The feelers over here. With Jane. Sorry. No, stay there, Jane. Stay. I'm gonna bring them. The feelers with Jenny. Anzi, no, no, i sensibili con Jenny. Qua, per terra. You can bring your chair. O potete portare la sedia se volete. Eh? Yeah, I will talk about the others, and you can rearrange yourselves. You can say that. So, don't worry, because as I talk about others. Allora, non preoccupatevi, perché man mano che adesso parliamo degli altri, you can change. Potete anche spostarvi, eventualmente. Yeah?
Yeah. Most of us have two archetypes quite active in us. In genere abbiamo due archetipi attivi in noi. Yeah. So you are not just one. Quindi non siete you are un many. Solo archetipo, siete tanti. But we all have a natural way. Ma abbiamo un modo. So you may change. You quindi don't have to stay. Sentitevi liberi poi di cambiare se vi identificate okay. con un altro, Next archetype of leadership. Un altro archetipo. Let's see how many of these we have here. Vediamo quanti sono qui presenti. And these archetypes also relate to the culture. E questi archetipi ovviamente si relazionano anche alla cultura. Some cultures support more one style and marginalize another. Ci sono culture che sostengono più un archetipo rispetto ad un altro. Okay? Mm? Depending on the culture. Dipende Now, dalla cultura. Very important one, the good king or the good queen. Allora, il buon re o la buona regina. Okay? A good king or a good queen. Un buon re o una buona regina knows that you need food for the winter. Sanno che hai bisogno, si sa che hai bisogno di cibo per l'inverno, per esempio. And knows how to organize. E sa come organizzare. It's good with the spreadsheets. With count, è bravo con numbers, i formulari, con i numeri, con i budget, con le priorità. Organization. Con l'organizzazione. Yeah. It's a good ruler. Of this consensus world, of this reality. Sa governare bene appunto questa realtà. Yeah? If you have a good king or a good queen, se avete un buon re o una brava regina, you have a clean home. Allora si ha per esempio una casa pulita. Yeah? Very clean. Molto pulita. Yeah? Mm? So you have a clean home. Quindi una casa pulita. Yeah? You also have somebody that is very good with how do you call it? With saying this first, that after, this now, not that. Yeah? Ed è una persona anche una, che it's sa like a police. Sa creare le priorità e dire ok, questo adesso, questo dopo, questo no, questo sì, ora questo. Okay? Mm? Planning, that's right. Quindi proprio con la programmazione. Now, what is the shadow? What do you think is the shadow ora, of a good king or a qual good è queen? L'ombra di un bravo re o brava regina? Che non ci sono rigidi. Non ci sono? No exceptions or rigid. That's right. That's very good. One of the shadows of this is rigidity. Appunto, rigidità. Okay, what else? Poi? Very good. The way they use power. Yeah? So one of the shadows of this one, yeah, has to do with control. Controllo. Yeah? Controlling the environment. Il fatto di controllare l'ambiente circostante. What else? What else is a shadow? Altro, un'altra ombra? Perfezionismo. That's right. It's obsessed with being perfect. That's right. Why do you think he's going to be very frustrated? Perché sarà frustrato? Perché se gli altri non stanno nei piani. Perché se il ritmo è lento, devi andare veloce nei piani. That's right. Yeah, exactly, that's right. Good kings and good queens can get very frustrated. Possono effettivamente diventare molto frustrati. Yeah. Mm, they can get regine. Very frustrated. Yeah? Okay, there are more, but now who is a good king or a good queen here? Chi qui è un bravo re, brava Could you regina? Just sit over here? Vi mettete da questa parte, per favore? Yeah, you can move there. Move there, move there. Let me see how many can you stand up? Potete alzarvi in piedi così vi vediamo meglio. Good. We have a few. Ce ne sono un po'. Buono. Very Ottimo. Good. Very good. Excellent. Okay. Now, next archetype of engagement. Now, the next one. Allora, il prossimo archetipo. Yeah, is the warrior. È il guerriero. Or the Amazon. Oh, l'Amazzone. Yeah. Now, all these archetypes, let me tell you, all of them are genderless. Ora, mi no raccomando, gender. Tutti questi archetipi in realtà sono asessuati, Non è che okay. c'è il maschile e il femminile. Ah,
They go beyond gender. Vanno al di là del sesso. Beyond sexual orientation. O orientamenti sessuali. Yeah, beyond age. Vanno oltre l'età, non c'entrano niente. Because people sometimes see the names and say men, women. Perché a volte le persone, no, leggono qui i nomi e dicono ah, uomo e donna. No, no, no. No. This is beyond gender. Questo va al di là della sessualità, yeah? Ok? So, the warrior of the Amazon. What do you think is the warrior good at? Quindi, a che cosa è bravo il guerriero, secondo voi? O l'Amazon. O l'Amazzone. Azione, very good. That's what is good. Azione, what else? Che non molla mai. Può fallire, ma non molla mai. Non molla. Never gives up. That's right, never gives up. Perseverant. Perseverancia, determinación. Very good. The warrior, if you think about the Amazons or the warriors at the time when they were that kind of image, yeah? What does an Amazon or a warrior does? An Amazon or a warrior goes to war on behalf of their people. Beh, se pensiamo all'immagine del guerriero dell'Amazzone, no? Nel loro tempo storico, che cosa facevano? Andavano in guerra per il proprio popolo, no? Yeah, so Amazon and warriors, they are those that are willing to die for the values of a society. Sono quelli che sono proprio disposti a morire per i valori di una società. Yeah. That's right. They really are willing to give their life. Sono disposti davvero a dare la vita. Yeah? Mm. Now, that's right, but in a good way. Ma in senso positivo. Yeah, in senso, oh, povero di me. A warrior. Yeah? Now, this is a very important quality. Ora, questa è una qualità molto importante nella società. Like all of them. Come tutte le altre. Now, people that tend to be warriors are social activists. Allora, i guerrieri tendono ad essere degli attivisti sociali. They are willing to tie themselves to a tree. Sono pronti a legarsi ad un albero. So that nature has rights. Affinché appunto quella natura, perché la natura ha dei diritti. The reason why women today have the right to vote. Il motivo per cui le donne oggi hanno il diritto di voto in Europa is because there were Amazons and warriors. È perché ci sono stati guerrieri e amazzoni che hanno combattuto. For the rights of women. Per il diritto, no? Per the same when you think about the rights of the gay community. Lo stesso se si pensa alla comunità degli omosessuali. Yeah, the same thing. È la stessa cosa. Many things in life have changed. Molte cose. Because people went and fought. Molte for cose values. Nella vita sono cambiate perché coraje. That's right. Hanno combattuto. That's right. Now. Anna, scusami, io volevo say that? Can they keep fear under control? Are they afraid? And if they are, yes, a warrior is afraid. Certo, un guerriero ha paura. A warrior, the good side, the positive side of a warrior is a warrior. Look at the image in the stories. Mm. A warrior, yeah, you could say Jesus as well. Yeah, many people, yeah, they are putting their armor and they are sweating. Se si immagina proprio, se si rivede l'immaginario del guerriero che magari sta mettendo anche l'armatura o pensate all'immagine di Gesù. And they give a kiss to their partner. Mentre si stanno mettendo l'armatura, stanno sudando o abbracciano il compagno, la compagna. And they say, I may not see you again. E dicono forse non ci rivedremo mai più. That's right. No? Yeah. So they feel fear. Quindi certo che avvertono la paura. But the fear is part of what takes them on behalf of the whole. Ma la paura è ciò che proprio li conduce poi ad agire. So they feel it, yeah? Now, and he has a strategy. Who has the strategy? Chi ha la strategia? Il re. Who has the strategy? Why? Who has the strategy? Think about it. Think about the samurai. Pensiamo al samurai. Okay, think about the samurai. So, or any battalion that goes to war. Oh, just for a minute. Qualunque combattente che vada in guerra, pensiamoci un attimo, no? Who is at the head of the battalion? Sorry. Perdon. Repeat. Oh, yeah. So who is at the head of the battalion or the samurais? Chi è in capo, chi guida, diciamo, l'esercito o il samurai? Who sits in a tent and says,
How shall we go to war? Chi è che sta seduto nella tenda e dice agli altri come andare in guerra? It's an aspect of that battalion that strategizes. Quindi lo stratega in realtà. Can you see? È il re. Now, some people that have warrior energy, they also have good king energy. Quelle persone che hanno un'ottima energia da guerriero hanno anche un'ottima energia. Do you understand? But some people only have Amazon energy. Ma ci sono quelle persone che hanno solo l'energia da Amazon. They can go, but they need somebody sono to help them guide the energy. Sono pronti ad andare, ma hanno bisogno di qualcuno che guidi la loro energia. Sì. So they can come together, but they are also different. Quindi possono venire insieme, però è vero pure che possono essere perché io cose pensavo diverse. Che il guerriero si autodeterminasse. No. It has the potential. The warrior or the Amazon looks at its people, okay? Il guerriero guarda la gente, yeah? And sees what's missing. E vede che cosa manca. And feels the injustice. E avverte l'ingiustizia. But sometimes doesn't understand what to do with it. Ma a volte non sa che cosa farci. Yeah? And it goes to somebody. E quindi va da qualcuno. And it says, this is so unjust. E dice, questa situazione è davvero ingiusta. What shall we do? Che cosa facciamo? Yeah? Now, that's the dark side of the warrior. L'ombra, qual è l'ombra? Non calcolare il rischio. It's intransigentia, yes, and power. This is where power, who said power? Potere, chi aveva detto prima potere? Prima, that's right. So, a warrior has so much raw power. E il guerriero ha molto potere. Yeah, it's raw. Ah, proprio questo potere nel suo ruolo. Now, if power takes over. Ora, se il potere prende il sopravvento, who do you transform into? Into yeah. Transform. Yeah. Violence. That's right. Into a that's right. You transform into a tyrant. Quindi appunto ti trasformi in un tiranno. Into a dictator. In un dittatore. And you forget your cause. E ti dimentichi qual era la tua causa. You forget that you were really trying to support the good of the many. Ti dimentichi che stavi cercando di sostenere il bene per gli altri. And you start to think only about your own success. E inizi a pensare solo al tuo successo personale. Yeah? Now, here is an amazing warrior of the world, which is Gandhi. Gandhi è un incredibile guerriero. He went to war, so to speak. Lui è andato in guerra, per così dire. Yeah? But he did a non-violent war. Ma ha fatto una guerra non violenta. Yeah? He fought for the values, the spiritual values of a culture. Ha combattuto per i valori spirituali di una cultura. Without using violence. Senza usare la violenza. Yeah? So you could say, sorry, it was si può dire anche che quindi era anche un gran father. Gandhi had lots of things. Beh, Gandhi aveva molte cose. Gandhi had lots of things, yeah? Well, Gandhi also supported the violence of the caste system. That's true, that's the ma dark side of anche la violenza delle caste. That's why nobody yet, as long as you are on planet Earth, has all of it. That's what we are growing into. È per questo che in realtà nessuno sulla Terra li ha tutti, he no? Had a blind spot. Qui si sta crescendo. Ma anche Gandhi aveva un punto cieco. Yeah, we all have blind spots. That's why leadership, engagement, is a collective issue. È per questo che la leadership e il coinvolgimento è qualcosa che deve essere collettivo. And there I say, and this is my personal opinion. E questa è la mia opinione personale. The time for individual leadership is over. Il tempo per la leadership individuale ormai è finito. Because of blind spots. A causa di punti ciechi. The time for collective engagement has arrived. Mentre il tempo per la leadership collettiva è arrivato. It has arrived, and that's why this kind of gatherings is an ethical issue. If you really want to engage with leadership, you can no longer look at just
the political parties and those in positions of responsibility. Ed è per questo che incontri come questi hanno un'importanza anche etica, cioè non si può più guardare alla leadership facendo come punto di riferimento i politici, il governo. Those points are important. Questi punti sono importanti. Everybody plays a part. Tutti hanno un ruolo. But remember systems theory. Ma ricordiamo la teoria dei sistemi. If you know what you are good at. Se sai qual è il tuo in quale sistema rientri. You start using it. E inizi ad usarlo. You start to shift how you relate to your environment. Inizi a spostarti rispetto a come ti relazioni con l'ambiente. And I'm talking about those that you care about. Start there. E parlo veramente, incoraggio a iniziare a lavorare, a fare questo movimento con le persone che hai più a cuore. Start home. Inizi a casa. In your barrios, in your in your communities. Nella comunità. Start to readjust and start to use this. Inizia a riposizionarti e a utilizzare. Who is a warrior here? Who has that? Ora, chi qui è guerriero? Can you please come? Venite da questa parte. Now, let's speak for Jenny. Let's not speak. Now, many of you are going to feel like you want to be in different places at the same time. Probabilmente molti di voi si sentono di voler essere in tanti posti allo stesso momento. Remember the vectors. Ricordate i vettori. Okay? The opposites. E gli opposti. So, some of you, quindi alcuni di voi, may have been very good at this for a long time. Forse siete stati molto bravi in quest'area per molto tempo. When you say this, the great mother. Yes, the great mother. Sorry, Jenny. So this means the great mother energy, the caring energy. Quindi quell'energia, no? Di sensibile. Now you are at a time in your life where you feel a push inside. E ora sei in un momento della tua vita in cui senti questa spinta interiore. And you can feel you need to develop something else. E senti che devi sviluppare qualcosa di diverso. So that's why you feel the pull. Ed è per questo che senti, no? Questo sei tirato da una parte e dall'altra. Because you are in different parts at the same time. Perché sei in parti diverse allo stesso tempo. Okay. So now let's talk about the last one, and then I want to do a very small group experience together. Quindi adesso parliamo dell'ultimo archetipo e poi facciamo un'esperienza di gruppo. So the last one is called the medicine woman or the shaman. Quindi l'ultimo è lo sciamano o la donna guaritrice. Now the medicine woman or the shaman loves change. Ora lo sciamano, la donna guaritrice amano il cambiamento. They think change, yeah. Pensano che il cambiamento sia bellissimo. They think a structure, mentre la struttura, terribile. Every day the same thing, tutti i giorni la stessa cosa. They say chaos, yummy. Dicono il caos, che figata. Yeah. They love it. They amano. Yeah. They feel good when things are a little bit messy. Si sentono bene quando le cose sono un po' caotiche. They come into the house and they say, oh yeah, that's fine, let's go. Entrano in casa, vedono un po' tutti i disordini e dicono, ah sì, ma sì, è bello così. Yeah, it feels homely. Mi sento a casa, bello. Medicine people are creative people. Mai sono persone creative. Have lots of ideas. Hanno tante idee. Now we could do this and now that. Now we can do this. Facciamo così, possiamo fare quest'altro. Ma sì, dai, facciamo qua. They have all these ideas. Yeah? Hanno tutte queste idee. So they are visionaries. E quindi sono dei visionari. They are those that are born before their time. Sono coloro che sono nati prima del loro tempo. Many times when you are a visionary, you feel misunderstood. Quando sei un visionario, ti senti non capito. You feel people don't get you. Senti che le persone proprio non ti capiscono. Now, medicine people are addicts. Are? Addicts.
they like addictions. Sono anche dipendenti, amano le dipendenze. They like trying different things in order to explore things. Amano provare varie cose per esplorare. So they are very important to have in a team. You need medicine people, you need people that can travel the world and get out of this reality. Quindi sono persone molto importanti da avere in una squadra, no? Bisogna avere questo tipo di persone che sono pronte ad uscire nel mondo e a provare e sperimentare varie cose. You need dreamers. Si ha bisogno di sognatori. Yeah? We need them. Abbiamo bisogno di sognatori. But many times we want to take the dreamers because we are afraid of them. Spesso vogliamo prendere questi sognatori di cui abbiamo paura. And we want to put them here. E vogliamo metterli qui. Yeah? Vogliamo metterli nel buon re e buona regina. We want to put them in the good king or good queen in a box. Vogliamo metterli in una scatola. And the dreamer won't do it. E il sognatore non ci sta invece. Yeah? And you just can't understand why they won't do it. Non si capisce perché non ci stanno. Because the good king or the good queen says, perché it's normal. This is the first step. Il buon re dice, ma è normale, questo è il primo passo da fare. And the dreamer says, what? E il sognatore dice, che cosa? Excuse me? Scusa? That looks completely weird to me. No, per me non va bene, è stranissimo. No. Yeah? You see? So many conflicts happen. Quindi tanti conflitti avvengono. Because you don't realize that you are talking with a different way of engaging with life. You are communicating with somebody that is different from you. Perché non ti rendi conto che stai parlando con una persona che è diversa da te, che ha un altro modo di relazionarsi al mondo. Now, what is the shadow of a medicine person? Ora, qual è l'ombra di uno sciamano? Terra. The shadow is earth. È la terra. They find it very difficult to complete projects. Trovano molto difficile completare progetti. They do many projects at the same time. Fanno tante cose allo stesso tempo. And no project is finished. E alla fine non finiscono niente, non portano a termine niente. How do you call it in a house in the basement? Il sottoscala, per esempio, no? In una casa. In the basement of a... No, il sottoscala. In the basement. Lo scantinato. Their basement is full of riches. Il loro scantinato, diciamo, è pieno di ricchezze. Old chairs. Hanno vecchie sedie antiche. No, vecchie sedie. Beautiful vases. Hanno dei vasi bellissimi. And they come in into the basement. Entrano nello scantinato. I'm going to transform all of this and make it modern and upgrade it. E dicono, ok, adesso trasformo tutto, rendo tutto più moderno, rendo tutto l'ambiente davvero bello. And they start. E iniziano. And after 10 minutes. E dopo 10 minuti, they think, but you know what? I think maybe I should buy some new things. Stanno lì e dicono, ma sai che c'è? Forse devo comprare qualcosa di nuovo. And I should put some money in the market and do some create a fruit shop. E forse dovrei addirittura investire un po' di soldi e creare aprirmi una frutteria. So they leave it. Mi lasciano tutto lì. And then they go. E vanno a fare altro. La povera busta regina. That's right. So someone can I say, can you now see? Let's slow down for Jenny. So can you now see? Can you vedere? How important it is to have all these different qualities in a team. Quanto è importante avere tutte e quattro le qualità in una squadra. And to know which is your role. E sapere qual è il tuo di ruolo. Yeah. Now, depending on the organization, base all'organizzazione, or the system, o al sistema, or the community, o la comunità, or the family, la famiglia, some of these are going to be supported, alcuni di questi saranno sostenuti, praised, good boy, good girl, elogiati, lodati, no? Ah, bravo, bravo, fatto bene. And some of these ways are going to be bad. E altri invece saranno viste in maniera negativa. Depending of the culture. Dipende dalla cultura. Yeah. So if you are a person like in Finland,
where I come from, the Finland Foundation. Riprendendo appunto la fondazione. I was the director for 5 years. Quindi sono stata la direttrice per 5 anni. There were so many medicine people I wanted to kill them. C'erano tante persone sciamane che io volevo uccidere. Nell'organizzazione da dove vengo io, che ho diretto per 5 anni, c'erano tante persone sciamane che io volevo uccidere. I needed to do inner work every morning. Dovevo fare un lavoro proprio interiore ogni mattina. I learned to love them. Ho imparato ad amarle. And I learned. E ho imparato. I learned to become more medicine-like myself. A diventare io stessa un po' più sciamana. Why? Perché? Because if I take some of the medicine that I see in others. Perché se riesco a prendere un po' di questo sciamanismo che vedo in altri. What do I do? I relate with them differently. Che faccio in realtà? Mi relaziono a loro in maniera diversa. So what happens to them? E quindi a loro cosa succede? They need to move. Hanno bisogno di spostarsi. So they can no longer just be medicine people. E quindi non possono essere solo. They are going to move. Sciamani, hanno bisogno di spostarsi. Okay. So that's the concept of homeopathy. E questo è il concetto dell'omeopatia. You take a little bit of that bothers you. Prendi un po' di ciò che ti dà fastidio. You take medicine. Prendi la medicina. Of the illness. Della malattia. And you put it in you. E lo immetti. And you learn to develop a new style. E impari a sviluppare un nuovo stile. So that you can use it. Così puoi, in modo tale da poterlo with utilizzare. With the thing that disturbs you. Con la cosa che ti dà fastidio. Yeah? Now, the other thing I learned. Ora, l'altra cosa che ho imparato. Is that I needed to find a good home for medicine people. È che io dovevo trovare una buona casa per questa categoria. I used to come to the office and I had a line of 4 or 5 people with 20 ideas each. Entravo in ufficio, in genere avevo proprio 20, avevo 4-5 persone con 20 idee. Quattro persone. 20 idee ciascuno. Yeah. So I needed to find a good home. Quindi avevo bisogno di trovare una giusta collocazione. When I found a good home for medicine people. E quando ho trovato una giusta collocazione, una giusta casa per loro, e siamo cresciuti. That's what happens. So the same thing with each of these things. You need to know what you are good at. E quindi bisogna, è importante sapere in che cosa si è bravi. You need to know what do you want to develop. Devi sapere che cosa vuoi sviluppare. Yeah. So that you can be fluid. In modo tale che puoi essere fluido. And move. E spostarti. At different times. So the fifth archetype is quindi, the hardest. Quindi il quinto archetipo in realtà è il più difficile. It's the middle. È quello al centro. The fifth archetype is the part of me. It's called the big you. The big you. È quello che possiamo chiamare il grande U. Okay? So the big you, yeah, is the part of me that can access. Yeah? Quindi la grande U è questa parte di me che può avere accesso. Che può avere, can access this. Può accedere a questo settore. That, yeah, that other part of me, which is raw power when I need it. Quella parte di me che ha quella, no, quel potere di ruolo quando ne ho bisogno. That can access the mother that says we need to stop. Che può accedere. We are hurting each other. Può accedere anche alla grande madre e dire sento che ci stiamo ferendo in questo momento, dobbiamo fermarci. Because the warrior, when he goes, it doesn't notice that it's hurting people. Perché il guerriero quando esce non mica si rende conto che sta ferendo le persone. He goes or she goes. Vai, basta, spacca steps everywhere. Calpesta tutto. Yeah? For freedom. Per la libertà. Yeah? And you also need to be able at times to access your medicine person. E a volte hai bisogno anche di accedere alla tua persona guaritrice. Medicine person, you know the tarot, the fool. Le persone guaritrici sono considerate quelle un po' folli, yeah? No? When everything looks impossible. Nei tarocchi, scusate. Yeah, il fool. Nei tarocchi è il matto. Yeah. When everything looks impossible. Quando nothing has worked.
Quando tutto sembra impossibile, nulla ha funzionato. Yeah. The fool, yeah? The medicine, il folle, that has humor, che ha quel umorismo, gets out of the situation, riesce a uscire dalla situazione, and goes traveling, e va in giro, viaggia, yeah? And finds what's called crazy wisdom, e trova quello che si chiama la saggezza folle, something that looks so strange. Qualcosa che in apparenza è stranissimo. It's crazy. È folle, no? Yeah. Pazzo. But it works. Però funziona. Yeah. Possiamo vedere i medici in quel momento? Can we see? Yes, that's what I'm there. So who identifies with this? With medicine people? Medicine people! Over here! This is a very exciting, challenging, creative exercise. È un esercizio entusiasmante, creativo, è una bella sfida. You are going to learn to be with a particular group. Una cosa, io mi sento tra due. Cosa faccio? What to do? Don't worry. Non ti preoccupare. Don't worry, because in this exercise, in questo esercizio, you are all going to make a choice. Tutti farete una scelta. One of the vectors. Uno dei vettori. To explore. Da esplorare. Okay? So, this is a different way to do it. So, I want everybody that wants to understand better. Allora, chi vuole capire meglio? Yeah, that wants to understand better the energy of the warrior or the Amazon in them. L'energia del guerriero o dell'amazzone che ha dentro. Dentro? Ah, in gruppo. And in a group. E in un gruppo. People that want to explore that energy. Quindi, and you put your hands up. Le persone che vogliono esplorare questa energia. Chi vuole esplorare l'energia del guerriero o dell'amazzone dentro di sé o nel gruppo, alzi la mano. Ok? We are all going to, I'm going to ask the same question. Who wants to explore this? There is four options. Vi farò chiaramente la domanda per tutte e quattro le opzioni. Scusa, ok? Una domanda. Cioè, due miei sono già da piedi, l'energia è già. Non è che sia un warrior. Ok, so I want you to explore something that is an edge, a growing edge for you. No, dovete esplorare ciò che è un limite da sviluppare. Ok? So something that doesn't belong. Something that is in you, everything is in you. Ah, partiamo dal presupposto che tutti e quattro gli archetipi sono in voi. But it's something you have not accessed as often. Ma and you need it. In questo momento andiamo a sperimentare qualcosa che non hai, a cui non hai dato, non hai ancora sviluppato del tutto, non hai acceduto del tutto. You want to grow in it. È qualcosa in cui vuoi crescere, ok? So everybody that wants to grow in warriorship or Amazon, put your hands up. Quindi chi vuole crescere nella sfera del guerriero dell'Amazone, alzi la mano. So quietly, silenziosamente. Warriors quietly, stand up and go there. Silenziosamente, alzatevi e andate in quella zona lì. Ok, warriors over there. I guerrieri da questa parte. Ok, so just stay there, because we have perfect timing for this. I thought we weren't going, but perfect. Now, so everybody, those that want to explore and learn more about, grow, in medicine
woman or shaman. Quindi chi vuole sperimentare, esplorare, imparare ulteriormente, sviluppare l'ambito dello sciamano, della persona guaritrice, alzi la mano. Okay, so you are going to go to that opposite corner, so if somebody can walk with Jenny there. Andate nell'angolo opposto. Sì. Okay. Very good. So, those are medicine people that want to grow here. Sì, noi abbiamo le persone, no, guaritrici che vogliono crescere. Those of you that want to understand better and grow, chi vuole comprendere meglio e sviluppare, crescere, in the energy of the good king or the good queen, nell'energia del buon re o buona regina. Over here. Very good. Excellent. Those that meet earth. Now, those of you that want to understand better, yeah, and grow in the energy of the great mother or the great father. E chi vuole conoscere meglio, sviluppare, over here. Buon padre, buona madre. Good, you can change. Excellent. So look at the growing. So look at the growing edge of this group. We're gonna show you il limite, no, che cresce in questi gruppi. So this group has a lot of need right now to grow. The biggest group, well, they are similar, huh? This group has a high need to grow in warriorship. Quindi questo gruppo ha bisogno di crescere nell'essere guerrieri. How to use power. Quindi capire come usare il potere. And action. E l'azione. Yeah? Now, that group over there has a lot of need. There is a lot of need to know how to flow. Ora, quest'altro gruppo invece ha bisogno di imparare come essere più fluidi. Yeah? How to be a medicine person. How to flow, how to be shamanic, how not to be afraid of change. Come essere più sciamani, come non avere paura del cambiamento. Okay? Now. Io non lo so. Go anywhere. Vai dove. Now. There is one thing I haven't said about medicine people. Ora, una cosa che ancora non ho detto, mi sono dimenticata di dire. One thing I didn't say. One of the shadows of medicine people. Una delle ombre delle persone guaritrici. Yeah. Is that they are not aware of their safety and the safety of others. È che non sono consapevoli della propria sicurezza e della sicurezza degli altri. Sometimes. A volte. Yeah. They are so into flowing. Sono così presi dalla loro fluidità. Yeah. That they don't understand that there is a cliff. Che non capiscono che lì c'è un burrone. Yeah. And they can fall. E possono cadere. Yeah. So safety can be an issue in the shadow. Quindi la sicurezza può essere una problematica. Just so that you know, that's one of the shadows. È una delle ombre. But the positive side is fluidity, change, però, chaos, il cambiamento, il caos, la fluidità, e quindi okay. Sono aspetti positivi. So you are all going to go away. Quindi adesso as a group? Not away, I mean you don't. Per favore, puoi ripetere invece. Okay. So why don't you come to the middle? I'm gonna show you. Okay. So I'm gonna teach you a way to situate yourself. Okay? So I'm just gonna give you an orientation piece. Huh? Very simple. Yeah? The reason why you don't know is because you are probably it's called pendulation. You are probably exploring quite a few of these different things at the moment. Yeah? That's my fantasy. So over here, if you look at there. Just take a look with your eyes. That's medicine. There's fluidity, there's change. Yeah, just notice. Okay. Yeah. So over here, look at here. Yeah. So that's great mother and great father. This is about feelings. It's about sensitivity. It's about vulnerability. It's about seeing vulnerability as a power. Okay. So just look at here. So this is about power. It's about how do you use your power? Do you overuse it? Can you become dictator? Do you know how to use it well? Eat
Do you know how to go for action without killing everything around you? Okay. Yeah. Mm-hmm. That's about power. Okay. Yeah. Okay. And this one, just take a moment to look. Look at this side. Yeah. So this is about learning to ground things. It's about a structure. It's about finishing, completing projects. This is about priorities. This is about organization. It's about earth. Yeah. Sono tra questo e questo. Mm-hmm. Great. So have a look at this again. Just notice how your body feels. If there is tension, relaxation when you look at this thing, just notice your body. How is your brain? It's like, sì, quando guardo le mie mani sono andate così. Lo vedo, adesso sì. Nel corpo, yeah. Yeah, so can you see the body tells us where to go? Sì, sì, proprio le mani. Così, yeah. L'ho fatto così. That's right, the body's going, ooh, yeah? There is a lot here to learn. And if you notice, can I just make a comment about your style? Is that okay? Did you notice her style of responding to me? Avete notato lo stile con cui mi ha risposto? Questo no. No, questo no. 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 Do you know this? That is power. Quello è potere. Well, can you say the action? So it's good that you went here to learn how to use that even better. Quindi hai fatto bene a scegliere questo. Non posso dire no a questo, non ce la faccio. Per imparare a usare meglio il tuo potere. The reason why I show you that this afternoon, I'll show you about bodywork. Yeah, because all of these qualities come through the body. E questo pomeriggio parleremo appunto della della parola corporea, no? Perché tutto sommato è il corpo stesso che parla. So you are going to go. I just want I want to finish so that I send you off. Io ho provato ad andare lì e mi è venuto un senso di angoscia molto forte. Mm-hmm. E io mi riconosco fortemente nella. Ho sentito molto forte l'idea che il quadrato mi chiude, no? Può essere utile andare a lavorare lì, o è troppo forte? Could it be useful to work there? Come here to the left. Check it out. So take a moment to look at that. And notice your body. Because this is home. Nice, no? Yeah. They look good. Hanno un bel aspetto, tutti quanti belli. So take a moment to look at here. What happens in your body? You feel the breath? You feel tension here? You immediately feel a reaction. Avverti subito la reazione. I know I should work on this level, but I would choose to work there, so I'm getting more dynamic, più dinamica, più slancio. Lì trovo un'azione che però ha dinamicità. Qui trovo una chiusura. It's called an emotional allergy. È un'allergia emozionale. You have an emotional allergy. Sì. Poi io scelgo partner così. Io scelgo partner così perché ne ho bisogno. Why don't you? If you were to, I'm gonna show you something. I want you to respect your natural rhythm of growth. Devi rispettare il tuo ritmo naturale di crescita. Because if you don't respect that, you have a backlash. Yeah. Perché se poi non lo rispetti, avrai poi delle ripercussioni. Per questo che io sceglierei quello. So close your eyes and take two steps forward and notice what happens in your body. Towards that. Yeah. Just notice your body. Yeah. Good. So take a step backwards again. Great, and then I'm gonna turn you to the front. Notice the difference, what's changed. And take a few steps. That's it. What's the difference? What's the body saying? It's saying that's good, but just stay attenta di dove stai andando, esattamente. Sentivo che c'era qualcosa, infatti sono andata
lo sentivo. Did you notice the rhythm? How? Io sarei andata dritta così, ma ho sentito che non potevo. Good. Why don't you try again? Prova di nuovo. I'm gonna move this there. So come back. And then try, close your eyes, and try walking towards that direction. Just notice that this is, it's called, that's it. Yeah, you don't look so hyper. You look more relaxed there than here. Sì, qui non ho lezioni. No, vabbè, sembra anche più rilassata che non lì. Come and stand here. See what happens. That's what happens because it's a physical reaction. So, which one would you like to explore, knowing the different reactions you have? Quindi, sapendo adesso le due reazioni che hai, quali potresti esplorare? Io ho capito. No, però io ho specificato che mi scelgo i partner così. Cioè no, perché anche a me è tutta la stessa. So let's slow it down. This is called a group process. Allora, questo è un processo di gruppo. Yeah, because depending on the culture, the inner and outer culture, we are going to have criticisms. Perché in base alla cultura esterna ed interna ci saranno critiche. We have value systems. Abbiamo sistemi di valori. You value more one style and less another. Si dà più valore ad uno stile e meno valore ad un altro. If you go, like I went, to work with the Quechua people in South America. Come quando io sono andata a lavorare con i Quechua in Sud America. This style is super supported. Questo stile è fortemente sostenuto. Because they know that they need this to survive. Perché sanno che hanno bisogno di questo gruppo per Because poter otherwise sopravvivere. They don't eat. Perché altrimenti non mangiano. Okay? That's right. So it really is a cultural process. Quindi è un processo culturale. So what you are going to do now? Quindi ciò che dovete fare adesso? You are going to go away. You're going to have 10 minutes. 10 minutes, not 15. Vi do 10 minuti, non 15, 10. Yeah. Now some groups are going to find this difficult. The medicine people are going to find maybe some a bit difficult to keep the time. Ora forse per esempio i medicinali troveranno difficile rispettare il the tempo. The warriors may have some conflicts between them. Forse i guerrieri avranno dei conflitti. We don't know. Non sappiamo. So. The whole point is that you go away for 10 minutes. Ma il punto è che adesso ci si allontana nel proprio gruppo. Over here, 10 minuti. There are some props. Can you see this? Vedete qui il materiale a disposizione? Yeah. Qui nell'angolo. So you are going to just take intuitively a few, not everybody one, there is not one for everybody. Attenzione, non c'è un elemento per tutti, But you can use a few. Potete prenderne un paio per gruppo, or things that you have, o cose che avete anche voi. And you are going to go away and create two representations. Quindi prendete ciò che vi ispira proprio istintivamente e dovrete creare due rappresentazioni. Now, non-verbal. Non verbale. You can the only verbal you can use is sound. È l'unico effetto verbale che si può usare è l'effetto sonoro, il suono. Sound, i suoni, not words, non parole. So you are going to do two representations. Quindi dovrete creare due rappresentazioni. With your body, con il corpo, with the group, con il gruppo, in whichever way you want. Come volete. And one representation needs to show the positive qualities, the light.
Una rappresentazione deve mettere in mostra le qualità positive, la luce. Yeah. This is called repatterning. Questo è il si chiama rischematizzare. Meaning you don't learn a new quality here. Significando che non si impara una nuova qualità qui. You learn it here. Ma si impara qui. You feel it. Senti. You repattern it. E quindi lo rischematizzi. You call it forth in your body. E lo fai proprio fuoriuscire dal corpo. You practice it every day. E lo metti in pratica tutti i giorni. Then the mind follows. E poi segue la mente. We try to change here, it takes ages. You repattern, you find how it feels. You activate it. Sentire come ci si sente, bisogna riattivarlo. And then the mind will give it a style, it will come out. E poi la mente gli darà lo stile. So, you show me what feels important about this archetype, what feels the light, what feels this is important. Quindi dovete mostrarvi che cosa sentite è proprio la luce del vostro archetipo, che cosa è veramente importante, quello in the shadow. E poi dovete mostrare, rappresentare l'ombra. Now you need to be creative. This is not about a great piece of art. Ora, dovete essere creativi, qui non è che about really showing a few key qualities. Qui si tratta and finding them in your body. Di mostrare delle qualità chiave, un paio, no? Yeah. E riuscire a sentirle, a tirarle fuori dal corpo. There is no rules. You can do each of you one, you can do all the same, you can do whatever you want. Non ci sono regole. Ognuno può fare qualcosa, potete fare qualcosa come gruppo, potete fare cose diverse. So we are working at different levels. Quindi stiamo lavorando a vari livelli. Collective, in maniera collettiva, individual learning, anche con l'apprendimento individuale. So it's 5 past what's one? One. So what we are going to do actually is we are going to spend 15 minutes. 10 is too short and you're a big group. So we're going to do 15 minutes. So I want you to be back here. At what one? At one. What time? We have an issue of with time. Yes. Because from there she is saying it's really time to grow, and here we are saying how. Okay. Could we come back at 2:45? Possiamo ritornare alle 3:15? Sì. Is that okay? Okay, va bene. Sì. So come back at 2:45. Okay. Here. Find your group. Don't just find your group. Try to come in time. So you find your group and you take 15 minutes until 3:05 to create the piece and then come back and then we are going to explode. Allora, dovete tornare qui alle 3:15, ritrovare il vostro gruppo, quindi mi permetto teoricamente di arrivare un pochino prima perché alle 3:15 dovreste essere già in gruppo per poter per 15 minuti sviluppare i progetti e alle 3 presentarli. Yeah, they represent 1.5 minutes, 2 minutes each. Ogni rappresentazione è un minuto e mezzo. And then we are gonna come back and show the pieces to each other. And I'm gonna help you to make them, I'm gonna help you to work with them. E io vi aiuterò poi a lavorare con le vostre rappresentazioni. Okay. Okay. See you later.